Ciao amici e amici, benvenuti a Toys Discovery. Io e Silvia abbiamo creato questa nuova rubrica dove vi raccontiamo insieme di giocattoli poco conosciuti o addirittura mai arrivati in Italia. Curiosando tra foto e pagine di cataloghi, vediamo quindi insieme giocattoli di tutti i tipi, sia per maschi che per femmine, giochi da tavolo, giochi da fare all'aperto e tantissime altre cose curiose, alcune davvero molto molto carine, perché i giocattoli non erano solo bambole e action figure o costruzioni, c'erano tante altre cose con cui giocavamo da bambini, ma magari non ci pensiamo spesso, eppure c'erano. Allora, vediamo insieme che cosa abbiamo scoperto oggi per voi. Allora, qual è la stronzata di oggi? Michael Jackson Pets, i cuffoli di Michael Jackson, peluche firmati da Michael Jackson in persona. Ma perché? Ma Michael Jackson non ci aveva stati i bambini? Adottati, non sto facendo nessun tipo di strana allusione, mancherebbe quella. Michael mitico. No, ma non lo so, a un certo punto avevano lanciato questa linea di peluche, evidentemente sulla base del fatto che immagino lui nella sua Neverland amava gli animali, anche un sacco di animali. E quindi qui abbiamo orsetto, oddio, scimmia, voglio la capra. C'è il lama. Ah, quello è un lama. Dio, sì, una capra. C'è scritto lui del lama. Uncle Tucky the Frog, poi qui c'è uno struzzo. Serpente, che faccia il serpente, bellissimo. Beh, anche il cane con l'impermeabile da maniaco, non è male. Poi c'è Bonnie the Bunny, che faccia, bello grasso. Poi c'è Jabbar la giraffa, Jabbar come Karim Abdul-Jabbar, immagino, come il giocatore di basket che era altissimo, ti ricordi? Ok, no. Tra l'altro, se non ricordo male, era amico di Michael Jackson. E qui c'è un altro cane, Spanky the Dog, Cool Bear, Bubbles the Chimp, tutti carini. Qualcuno mi diceva che Spank non è proprio una cosa family friendly, fa niente, lasciamo stare. Spanky? Lasciamo stare. Vabbè, niente, comunque i pupazzetti belli. Aspetta, c'è un'altra foto, vediamo qua. Ah, c'erano anche delle Ah, quelle miniature. Cose che si attaccavano ai capelli, me le ricordo. Ah sì, non tanto clip. Quelli lì, quanto... Oddio, ce n'erano diversi di questi cosi che si attaccavano ai capelli. Scusami, questo ragno cosa dovrebbe essere? Non lo voglio sapere. Un ragno di un Travolta. Che cos'è? Non lo so, ma ti ripeto, non lo voglio sapere. Comunque erano proprio dei personaggini. Chissà se c'era anche un cartone, un fumettino, qualcosa. Beh, non lo so. Allora, sembra Michael una roba Jackson studiata. Aveva fatto quel filmato per la Disney. Captain Io? Esatto. Madonna che bella quella cosa lì, che figata. Tra l'altro mi sembra che avevo fatto in tempo a vederlo. Anch'io. Quando ero andata a Disneyland anch'io, di Parigi, anch'io. L'avevo vista. Disney Paris, sì. Non so poi se l'hanno ancora. No, l'hanno tolto 1000 anni fa e poi avevano messo... una versione per il cinema 4D o 5D, che cacchio era, di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, fatto apposta, che era bellissimo, penso. Sì. E poi un'altra cosa di Guerre Stellari, credo, non mi ricordo più. No, comunque l'hanno tolto da Per cui questo anni. Era per dire che lui comunque è sempre stato un personaggio che apprezzava anche questo genere, sì, di cultura, sì, pop. Sì, sì, assolutamente. Poi non so se ci fosse un cartone animato o qualcosa di simile dedicato a questi personaggi. Boh, investigheremo. Comunque vabbè, qui c'erano anche i PVC, i clip-on e questi piccoli personaggini articolati. Vabbè, carino, dai. Vediamo il prossimo giocattolo. Allora, guardate questa roba inquietante. Le patate da del divano. Le patate da divano, che brutte. Allora, mi dispiace che non possiate vedere la mia faccia in questo momento. Che schifo, dai. No, sono un po'... come posso dire? Un po' una merda! Non le capisco. Allora, l'ombelico che... fatto da un bottone è un po' così. Le facce delle patate sono un po' così. Immagino volessero essere dei cuscini peluche per giocare per i bambini, mi auguro. Ma quanto erano grandi? Ma non lo so. Non so se questo è un divano reale o è un divano piccolo per bambini. C'è scritto qua, c'è scritto il peso, ma non c'è scritto... Comunque puoi mettere le patatine fritte, erano molto più simpatiche. Ah, sicuramente. Comunque guarda, la scatolina ha la forma di poltrona, guarda che simpatica, devo dire, però. No, mi piace in generale che gli adulti hanno queste mani appoggiate che sembra che ti stanno dicendo ti faccio un culo così, un pochino. Sì, oppure la mamma sembra che si sta toccando le zinne. Invece i bambini si mangiano le mani, va bene. Small fry, couch potato. Direi di no. Vabbè, bel niente. Tentativo, ma no. Ma grazie. Anche no, dai. Ma anche okay. No. What makes a great couch potato? Well, you get the best taters and the softest couches you can find. And you sit them taters down for 6 months of game shows, football, and made-for-TV movies. Then you check them to be sure each spud is ready. You pick them, you pack each one in a tater sack, and you ship them out.
The couch potato, the complete vegetable, each sold separately, new from Coleco. Plant one next to someone you love. Vediamo questi qua che hanno un nome un po' così, che lascio commentare a te. Malizioso, si capisce che sono costruzioni, no? Vabbè, ma laser erector. Vabbè, enlarge your penis, che cos'è? Enlarge your penis, sì sì, your penis. No, vabbè, dai, sembra tipo un coso da mettere sull'affare, sì, laser, però. L'incursore anale. L'incursore laser dei Jedi e dei Sith. Per cortesia. La spada laser, vabbè, fermiamoci qui, basta. Sì, vabbè, costruzioni sembra... costruzioni spaziali. Sì, sembra una via di mezzo tra il meccano, i Lego Technics e non so che cos'altro. Però, boh, sinceramente li trovo un po' tanto anonimi. Ci sono anche dei personaggini dentro. Guarda, qui c'è un'altra foto. Tra l'altro sembrano abbastanza grossi. Cosa sono lì dentro? Sembrano tipo G e Joe. La dimensione sembra quella. Però sembra roba, non so, non ti sembra roba non finita, tipo? Cioè, tipo ancora in stato di prototipo, fatto quei pezzi che abbiamo trovato in giro, non so. Allora, in realtà mi sembrano quelle cose tipo il Lego Technic, quelle cose che ti costruivi tu. Sì, poi vedi, queste parti in metallo somigliano tanto al meccano. Boh, non mi convince molto, sinceramente. Sempre come complemento d'arredo ci potevano stare, se tu volevi fare la missione sulla Luna dei Jedi. Sì, per mettere. Carità. Boh, vabbè. Per me bocciati. Comunque... io da femmina non metto becco. Non metti becco? No. Va bene. Becca di questo. Vanity. Te la ricordi questo? Assolutamente no. Questa qua era praticamente una linea. Dunque, Vanity era della Galoob. All'epoca la Jig prendeva a man basse proprio tutto quello che la Galoob faceva praticamente. Perché se guardi il catalogo Jig dell'87, la maggior parte delle cose sono Galoob. E questo erano cosa? L'extension per i capelli? Erano extension, finte, parrucche, unghie finte, trucchetti vari e cose di questo tipo. Guarda, qui c'è un'altra foto, vedi? C'erano pennarelli, sì, insomma, era un po' una roba per diventare una ragazza alla moda, un po' punk, un po' colorata. Un po' cantante glam. Sì, un po' gem, se vuoi, no, guarda. Bisogna dire... c'è anche questa, guarda, vedi, c'è parrucche. Sempre una parte di me che si chiede perché fare queste cose per giocattolo quando esistono le cose vere che sono di qualità migliore. Perché poi le extension perché colorate... costano troppo, direi. Le extension colorate, che comunque si trovavano anche nei negozi di accessori negli anni... io onestamente mi ricordo nella fine anni 90. No, ma, okay, ma all'epoca no, Non c'erano so se, ancora questi negozietti. Non so se si trovassero anche prima, onestamente. Però quelle cose lì si trovavano ed erano assolutamente diffuse e di qualità sicuramente migliore di questa parrucca. Perché in particolare quella bionda gialla flash che vedo dietro mi sembra un po' così. Ma in effetti sembra proprio il set perfetto per interpretare Gem e compagnia bella, sì, se sì, vuoi. Sì, sembra una cosa del genere. Ma tra l'altro posso dire che io trovo questa bambina a capelli rosa patata quando ero piccolo? Sì, ti piaceva? Molto. Non le si vede neanche il viso in realtà. La trovavo intrigante e sexy. Perché era Gemma. Può darsi, perché no? No, comunque l'idea di per sé la trovo simpatica, tutto sommato, perché poter far fare alle bambine le panchettone glam alla Gemma, perché no? Cioè, divertente comunque. Per carnevale sarebbe andato molto bene. Sì, anche tra l'altro erano cose che potevi avere e utilizzare in vari momenti dell'anno. Per anche carnevale, per fare attenzione, delle feste. Perché Halloween non c'era ancora. Halloween non c'era tempi. Ancora, cioè in Italia non c'era. Però sì, potevano essere mille i pretesti per utilizzare cose di questo tipo. Beh, dai, comunque, molto cavino, molto cavino. Vanity, vanity, vanity. Dai, giochiamo anche noi. Sì! Passami il tuffe. Eccolo, guarda, questo è fantastico. Che bello. Io ci metterei un po' di gel. Pensi che mi stia bene? Wow, come sono belle le mie mani con Vanity. Guarda, ti sembrano intonate? Sì, e le mie... Vanity, vanity, vanity. Cambia look al ritmo della moda. Vanity, vanitose, da Jig. Allora, adesso vediamo il nostro amico, preparati, Chuck Norris. Attenzione. Karate Commandos. Dunque, comunque Chuck Norris c'ha la faccia simpatica. Come lo Chuck metti? Norris lo metti? È un mito, è un grande. Ma poi non è che c'ha la faccia, cioè Chuck Norris non potrebbe mai fare un cattivo e nemmeno uno che ti rompe il culo tipo Liam Neeson in Io vi troverò, questo genere di cose, no? C'è proprio la faccia di quello che risolve le cose. Beh, il cattivo l'ha fatto lui, sai? Sì, ma non è credibile, lo guardi in faccia, sembra Devignomo, dai. Per cortesia. Ma no, lui è Chuck.
Norris. No, ma c'ha questa faccia da buono. Vabbè, grande Chuck. Com'è che si chiamano nei giochi di ruolo? Good, legal good, queste cose qua. Sì. Un paladino, sì, sì. Non lo so. Vabbè, Chuck Norris. Comunque, guarda, praticamente negli anni 80 a un certo punto avevano fatto una linea di action figure su di lui, solo che era troppo assurda. Guarda questi personaggi. Dimmi se non sono allucinanti. Cioè c'è lui? C'è lui più volte. Va bene, e poi c'è un alieno, c'è un... No, no, in verità sono tipo tutti dei ninja, samurai, lottatori di sumo. E perché uno è blu? Che cavolo voleva essere? No, questa è una tuta. Questo qua Super Ninja è il cattivo. E poi ci sono i Ninja Warrior, che erano le truppe dei cattivi. E invece gli amici di Chuck Norris erano Kimo, che era questa specie di samurai. Poi c'era Reed Smith, che era un altro esperto di arti marziali. Poi c'era Tabe, questo tizio che faceva sumo. E poi vedi, aveva diverse divise e c'erano anche tipo pugni e calci a scatto, queste cose qua. Compatibili con i Jeju? No, no, erano più grossi. Che stronzata. Ma erano brutti. Non ho capito questa cosa. Erano brutti, fatti così, un po' così. Cioè, guarda le armi poi, che cose insensate, cioè dove andavano messe e che forme assurde avevano. Non stavano né in cielo né in terra. Poi comunque si erano, cioè questi erano daltonici. Che cacchio di vestiti avevano? Vabbè, soprattutto diciamo lui nella versione con il giubbino rosso. Cioè, ma una cosa che sembra lo scettro del potere. Non ho ben capito cosa no, infatti essere. Ma col giubbino ancora. Ma questa roba che aveva in mano, che cazzo era? No, ma ci fosse stato lui con il giubbino e i jeans, era il cinturone che sembrava avere una pistola, una cosa così, sarebbe stato più che compatibile con un G.I. Joe. Ma infatti, no, ma poi voglio dire, se anche che solo avessero studiato un po' meglio i costumi orientali delle varie arti marziali, poteva anche venire fuori una linea figa. Beh, l'unico ma che ha così senso no. È il ninja, quello tutto nero. Sì, gli occhi. Sì, se vuoi è l'unico passabile, perché quello gli altri sono blu, terrificanti. Quello tutto blu, non ho capito cosa voleva essere, io l'avevo preso per un extraterrestre. È il cattivo, no, ma sono di una tristezza infinita, per quello anche ne parliamo qui dentro, perché non penso che mi metterò mai a fare una recensione su questi giocattoli. Tra l'altro, guarda l'automobile che aveva le cose che uscivano fuori, cioè, ma che roba, che brutto, povero Chuck... Che gli hanno fatto una linea di giocattoli così triste, veramente. Un po' trash, sono d'accordo. Brutto, triste, non lo so, proprio fatta male, ma male male. Vabbè, pazienza. Chuck Norris, Karate Commandos. Bring it up, crack it down, fight forces of evil wherever they're found. Figures sold separately. Location, Tibet. Assignment, recover stolen microchip. Protecting it was Super Ninja. Hi-ya! First, Kimo stood up to him. Hi-ya! And was downed. Then Reed Smith flew in. Hi-ya! And was grounded. But now it's his karate against mine. Hi-ya! Chuck Norris, Karate Commandos. Chuck Norris, Super Ninja, Reed Smith, Kimo, and other figures sold separately. New from Kenner. Beccati un po' questi. Introducing the Shimmers. Shimmers della Kenner 1986. Guarda un po'. Delle bambolinchie. Così erano tutte tipo mezze sirene, sì. Farfalle, centaure. 10 personaggi che erano, sì, praticamente degli ibridi, diciamo così, non con altri animali. Una tutta umana. Anche se a guardarle bene, sì, alcuni erano ripetuti, perché vedi c'erano diversi centauri, sirene. E farfalle. Sì, tipo farfalle o cos'erano, tipo angioletti. Bah. No, cioè sì, oddio, cioè... Invece sono alcune con le ali. Una anche. Sirena con le ali, non si capisce granché. Sì, erano tipo delle uccelle. Che brutta cosa. Vabbè, comunque c'era Pepper, che era la centaura, Wind Bell, che era una specie di farfalla, poi c'era Plume, un Fede, che era un angelo. Skylight, questa è un'altra farfalla. Poi c'era. Eh sì, poi si ripetevano altri centauri, altre sirene, altre. Sì, con le braccia diverse, con le pose sì, diverse. Sì. E poi vedi, avevano tutti i personaggi, avevano il personaggino micro, la mascottina. Non lo so. Boh, un po' così, eh. Cioè, simpatiche, ma. Boh. Ma sceme.
un pochino. No, non necessariamente proprio brutte, perché io era volevo... carino anche che ci avessero dei colori un po' diversi. Per esempio, una cosa che io ho notato sempre è che quando fanno le linee per le bambine, c'è sempre il personaggio rosa, personaggio viola, personaggio azzurro, personaggio giallo. Beh, è normale. O il personaggio verde non c'è mai. Sì. È difficilissimo. Il personaggio rosso men che meno. Non ci sono. Rosso? Arancione non c'è mai. È difficile. È vero, l'arancione è un po' più raro, hai ragione. Cioè, di solito c'è sempre la protagonista che è rosa, la migliore amica che è azzurra. Forse perché il rosso è considerato un colore più maschile nei giocattoli. Non lo so. Del personaggio un po' forte, a volte anche del cattivo, se vuoi. Quindi ci sono sempre questi personaggi un po' stereotipati, ma altri colori se ne vedono pochi. Per esempio qui vedo che c'è una delle angele e una delle farfalle che sono un po' sul verde. Se no, non sono angele, sono uccelle. Uccelle. Uccelle non si può sentire. Che sono un possessore del verde chiaro, verde scuro, che è una cosa abbastanza rara. Sì. Posso dire nei giocattoli da femmina. Guarda, così a colpo d'occhio hanno potuto escludere poco qui, perché c'erano tanti colori da coprire. Vedi che qua una un po' rossa c'è, per esempio, una delle uccelle. Hai visto? Sì. Sunstreak with winglets. Sì, sì. Oddio, lei non so se si può ancora includere nei rosa, a dire la verità, però comunque... Sì, diciamo un rosso corallo? Te, diciamo così? Comunque, sempre un'uccella è. Sei del Texas tu? No, di Gallarate. Di Gallarate. Ok. Va bene. Passiamo ad altro. There's a secret land of fantasy. Beautiful creatures run wild and free. Introducing Shimmers. Each pair sold separately. There's clover and apples. They glisten and glow. And meadow with fauna. Part girl and part doe. We're sequin and splashy. Windbell and wispy. You too. Shimmers, clover with dapples. Other pairs sold separately. They're new from Kenner. Allora, eccoci qua con Digger the Dog, il cagnolino giocattolo che va in giro ad annusare e investigare. Ok, quindi questo qua era uno di quei giocattoli che tu ti tiravi dietro e aveva un meccanismo che ti faceva muovere la testa, che dava la sensazione che stessi annusando. Sì, direi che era tipo quello classico della Fisher Price, con le zampine attaccate alle ruote che quindi si muovevano, credo la codina che si muoveva a sua volta, quindi c'era un meccanismo dentro. Vabbè, un giocattolo molto semplice, infatti Romper Room, per chi non lo sa, Romper Room non è la stanza dove rompi tutto, ma era... bambini sì, piccoli. Era tipo la divisione per i giocattoli prescolastici della Hasbro. Ho capito. Che tra l'altro è la divisione che ha creato il primissimo Mini Pony, lo sapevi? Ah sì, l'avevano inventato qua? Sì. Sulla scorta di questo, perché se mi ricordo bene il primo Mini Pony era grandino come... Sì, diciamo che immagino per i bambini sui 5, 4, 5, 6 capisco. Anni, non di più, ecco. Di solito il target era quello di questa divisione. E comunque lui è Gianni Bastotto, abbiamo capito. Sì, sì. Quello della canzone. Bastotto investigatore, infatti. Va bene, proseguiamo. Where you going, Tony? What's the Digger, Ma? Digger the dog, Digger, he goes with you when you explore. Just pull his leash and go for a walk, he's your dog for sure. What's your dog's name? Digger the dog, Digger, he goes with you when you explore. Just pull his leash and go for a walk, he's your dog for sure. Digger the dog, when you pull his string, he walks 5 feet from Romper Room. Allora, questa qua è una sottolinea delle Hot Wheels, si chiama Road Wars. Così un po', Mad Max. Appunto, direi. Dicevo, le macchine di Mad Max. Però va, che belline che sono. No, ma guarda quanti dettagli, quanti colori, capperi. Poi vi avevano anche delle cose. Anche i piloti sembrano quelli di Mad Max. Spanti. Sì, sì. Guarda qua, Scarface, AB Chess. Che bello. AB Chess. Skids, King Chrome, Jack McCarver, Desert Hawk, Lucky Eddie e il generale Buster Casey. Beh, direi che questi a sinistra erano gli eroi e questi a destra i cattivi. Molto probabile. Belli però. Questa belli. Macchina veramente da tatuaggio tantissimo. Sì, con sì, l'asso sì. di picche. Comunque era uscito un sacco di roba, guarda. C'era anche questo super camion che si smontava, esplodeva, succedeva un casino. C'è la, tipo la rampa di lancio, una cosa del genere, la fare per lanciare le macchinine. Ma cavolo, una linea, devo dire, ricca e complessa, molto interessante. L'estetica è bella, piace anche a me. Sì, sì, proprio bellini. Poi guarda, c'era anche un super elicotterone che faceva chop chop chop, quindi spring activated. C'erano anche i missili sparanti, potevi mettere gli omini, si apriva, li agganciavi, va che roba. Carino. Che forte. Davvero una linea particolare. Poi guarda questo set che bello,
con la statua, della, statua libertà, della libertà che crollava. Tipo pianeta delle scimmie. Sì, sì. Ma che bella, piena di funzioni. Così potevi simulare praticamente i 4/5 dei film americani dove la statua della libertà è sempre lì per cadere o viene fatta esplodere. Sì, tra l'altro con questi giocattoli potevi anche simulare un po' Kenshiro magari. È volendo, vero. Perché no, anche con questo tipo muro con... i graffiti che faceva molto... Sì. Madonna, tra l'altro guarda gli omini e le macchinine come sono piccoli rispetto al playset. Sembrava bello grosso. Molto carino, mi piace. Che forte. Che carino. Bello, bello. Ci piace, ci piace. Molto bene. Non me lo ricordo però, per niente. Ma questo cos'è? Anni 90 sempre? Questo qui è del 95. Ah beh, allora... ci sarà magari anche stato, ma non avevo idea. Vabbè, avevamo 19 anni noi, non ce ne fregava niente. Infatti, non ce ne fregava niente, devo dire. Io all'epoca ero occupato con altre cose. E io con Sailor Moon. Io ero rimasta comunque nell'ambiente, ma queste cose qua non. Beh, però non sai cosa? Non mi accorgevo nemmeno se ci fosse la pubblicità o no. 19 anni, sì, no, ero troppo occupato con altre robe io. Solo un po' più tardi avrei. Ricominciato, sì, sì. Anche se da lì a poco. Sito, Nigerain. Anche se devo dire una cosa così, se avessero fatto la pubblicità me la sarei ricordata, credo. Ma, chissà. A parte che è vero anche che in quel periodo lì di cartoni ne guardavo ben pochi, quindi boh. Vabbè, comunque. Interessante. Bello, bello. Ok, vediamo questi Hugga Bunch, questi bambolotti semi-pelusciosi con gli occhi un po' da alieno, tipo... ci siamo mimetizzati tra voi terrestri e vi facciamo fuori da un giorno all'altro. No, stavo leggendo la descrizione, dato che siamo freschi di quella puntata dei Goldberg, che sì. Sembra che si riferisca veramente al fatto che in America avevano fatto questa catena dell'amore. Sì, 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 sicuramente sì. Sì. Guarda, l'85. Si tengono per mano in qualche maniera, fanno una specie di abbraccio collettivo, che sì, ecco. Sembrerebbe una cosa simile a quella. Esatto, per chi non lo sa, ieri noi abbiamo visto un episodio dei Goldberg, un telefilm bellissimo che è ambientato negli anni 80, e raccontavano di questo episodio accaduto realmente in cui tipo tutti gli Stati Uniti si sono tenuti per mano, c'erano delle catene di persone in ogni città e voleva essere una sorta di manifestazione per fermare a favore dei senza tetto. A favore dei senza tetto, per fermare questo fenomeno che stava diventando problematico e quindi aiutare chi non aveva una casa, i senza tetto, eccetera, eccetera. E quindi in questo catalogo qui queste bambole stanno facendo la stessa cosa, anche se per quello che si può vedere nelle pagine successive era, diciamo, un omaggio che la Kenner ha voluto fare con queste bambole. Poi vabbè, la linea di per sé era una linea normale di personaggi. Come erano? Avevano del velcro sulle manine che li consentivano di stare attaccati gli uni con gli altri? Mi viene da supporre, sì, penso di sì. Si vede chiaramente. Perché Hugga viene da hug, cioè abbracciare, quindi Hugga Bunch, se vogliamo, la banda degli abbracciatori. Sì, è una cosa così. Volessimo provare a tradurlo, sarebbe una cosa del genere. Tra l'altro, guarda che carine le casette disegnate dietro. Un po' stile casetta dei Puffi. Sì, quasi. Sembra che vivono in una specie di mondo tutto morbido, fatto di tessuto e piumini. Che carino, bella l'idea. Sì, simpatici, dai. Davvero caruccio. Dire. Persino gli alberi si abbracciano. Questo alla sguardo un po' inquietante. E anche il fatto che alcuni di questi bombolotti abbiano gli occhi un po' spiritati. Sì, sì, ripeto, gli occhi sembrano tipo gli alieni di Independence Day, ma vabbè. Ma ce l'avevano un po' di fare questi pupazzi con gli occhi un po' infossati, sì. E così a pallina, che non è che fossero particolarmente... A pallina. Particolarmente belli, però beh, dai. Tra l'altro, guarda, abitano in Huggaland. Vabbè, però devo dire, gli occhi fanno un po' paura, ma i bambolotti sono abbastanza simpatici. Mi sembra anche interessante il fatto che questo direi è tessuto peluche, però sì. Su una bambola. Devo dire che non è malvagia come cosa. Vediamo, ci sono altre tre pagine qui, vediamo un po'. C'erano... Hanno avuto un bel successo, se ne hanno fatti sì, 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 sembra che abbiano avuto successo. Tra l'altro avevano il loro piccolo amico accanto, quindi sì, erano tipo... Non so se è tipo mamma col bambino, piuttosto che bambolina col bambolottino più piccolo. Forse per avere qualcuno da abbracciare subito, sì. Tipo. Beh dai, poi c'erano diversi vestiti, mi piacevano anche alcuni di questi tessuti un po' lucidi, erano simpatici. Sì, bene, negli anni 80-90 si usavano tantissimo i vestiti di quel materiale lì. Sì, è vero, però sulle bambole non le ho visti spesso. Vediamo, qui c'è un'altra pagina. Perché non guardavi le bambole per femmina? Era pieni di queste robe. Ah, guarda, questi qua erano tipo personaggi articolati in plastica dura, si vede benissimo. Ah, sì, sì. Ma sono graziosi, dai, devo dire. Sì, questa realizzazione senza gli occhi fossati sono anche più bellini di viso. Sì, anche se il tessuto peluscioso sulla pelle mi piace. Questi sono gli espositori. Beh, dai, carini. Sì, questa è una linea, provate, direi, da provare, molto valida. Bene.
When you hug them, when you squeeze them, when your hugs alone can please them, you feel the love of the Hug-A-Bunch. The Hug-A-Bunch, each sold separately. Imkins with Nuzzler, Huggins with Hug-A-Bye, Tickles with Giggler. There goes Imkins practicing a bear hug. Huggins, I have a special hug too. Tickles, your tickle hugs make Giglet laugh. Good work. Ready for more? Yay! Let's hug. Hug-A-Bunch friends, each sold separately with a Huglet. Imkins with Nuzzler, Huggins with Hug-A-Bye, Tickles with Giglet. New from Kenner. Bene, guardiamo questa Dazzle and Her Friends. Questa è Mattel. E tu dici, ma è un'amica della Barbie? No. Sembra molto più piccola. Perché queste bambole erano più piccole. Questo è stato, credo, un tentativo di fare qualcosa di simile alla Barbie, però in formato più piccolino. E tra l'altro, guarda che ridere, qui abbiamo una starla. Come le Star Sisters. E alla fine penso che i nomi fossero un po' quelli. E guarda, qui c'è Glimmer anche, anch'essa recuperata poi in Shira, che ridere. Ma perché sono tutti nomi tipo che stanno ad identificare cose che brillano. Sì, scintillanti, sì sì, e infatti. Cui... Infatti qua c'è Crystal, Rhinestone, Glossy, Spangled Diamond, la sì, Dazzle Doozy Car, eh sì. Lei stessa, Dazzle. No, diciamo che per una volta, invece di avere come si faceva per Barbie, Barbie sposa, Barbie astronauta, Barbie ragazza pompona, eccetera eccetera, qua ogni personaggino con il suo vestito ha un nome suo, quindi sembrerebbero lei e le sue amiche. Quindi c'è un concetto già di gruppettino di bambole. È vero. Prima non c'era granché. No, ma poi tra l'altro ho l'impressione che questa cosa abbia un filo aiutato la concezione dei giocattoli di Shira, perché come dici tu qui erano tutti personaggi diversi con dei nomi specifici. La dimensione più o meno era quella, per quello che possiamo capire. Sì, in effetti sembrano grandi come le Shira. All'incirca, sì, mm-hmm. Sì, sì. Capigliature, vestiti, tutto diverso. E, insomma, mi viene da dire che quando si sono messi lì a tavolino a dire come facciamo Shira, ma Dazzle non era male come... Perlomeno penso che ci abbiano almeno pensato, sì, di direi. Sì, ispirati a questi, dato che avevano circa la stessa dimensione dei Masters, sì, ma sì, erano... personaggi che andavano bene per le ragazze. Tra l'altro questa macchinina qui, guarda, che si allunga, diventa più spaziosa, ha l'effetto speciale. Sì, carino. Mi ricorda un po' l'auto di Siamo quelli di Beverly Hills, ti ricordi? Sì, infatti, cioè, ma in effetti questi personaggi mi ci fanno un po' pensare. Vero, vero. Sono simpatici. Sì, perché sembra che comunque ognuno di questi personaggi ha una caratterizzazione specifica, anche se... Oddio, moltissime sembrano tutte uguali, tutte bionde. Sì, tutte... sì, però vabbè, molto dai. Molto Barbie style, eh. Oggi le farebbero sicuramente più... variegate, fammi sì. dire. Poi guarda, colore di capelli, se non altro, se non la pelle. C'erano anche dei pack, il matrimonio e il compleanno. Poi c'erano un po' di abiti che cambiavano, direi. Jetsy jeans, fashion pack. Quest'altro qui, dressy dreams. Forse era più difficile vestirle e svestirle comunque. Anche possibile. Perché se poi pensi come hanno fatto Shira, Shira alla fine aveva grosse parti stampate sul corpo, già presenti, perché sì. I body erano già presenti sul corpo, non avevi bisogno di cambiarli. Mm-hmm. E i vestitini che le cambiavi erano veramente basici, cioè aggiungevi una gonnellina, aggiungevi un mantello, ma non è che avessi molto da... È vero, è vero. Invece queste bambole così piccole, con questi vestiti così articolati, tra virgolette, forse erano un po' scomodi nelle mani delle bambine. È possibile. C'era anche un cavallo qui, Blaze Horse. E poi c'era questo interessante playset, Dazzle City, che praticamente si apriva rivelando diverse stanze, diversi negozi. Cosa c'era qui? Una sala da ballo, tipo la sala musicale, il beauty salon, qui c'era una specie di ristorante elegante. E questo che cos'è? Cosa dovrebbe essere questa cosa qua, secondo te? Non ho proprio idea. Boh, vabbè. Comunque, diversi accessori, si apriva tutto, era una specie di, boh, quasi mini città. Un po' lì poche tante litere. Sì, diciamo. Sì, 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 esatto. Diciamo che probabilmente se tu eri una bambina che aveva già la Barbie, con tutto il suo mondo intorno, e chiedevi a tua mamma di comprarti questa roba qua, ti diceva, oh, è uguale, non rompere le scatole, c'è già la Barbie, vai avanti con quella. Sì, perché sì. Più o meno il concetto non mi sembra tanto diverso. Cioè, queste bambole eleganti, tipo Vita, Beverly Hills. Ma infatti non è durata tanto, immagino. Che io sappia, nel giro di un paio d'anni è sparita. Non ho approfondito, ma la conoscevo già e ho visto che insomma... No, brutta non è, diciamo che probabilmente non aveva grande domanda. Sì, perché non avrà un trovato... duplicato della Barbie. Sì, non ha trovato il suo spazio nel mercato probabilmente. Va bene. Never mind, Glossy. Looking for me? Dazzle, you're all right. Sure, let's go to the movies. We'll have to go to the drive-in. Yeah, at the movie theater, they wouldn't give Blaze a seat. What happens then, you can just imagine. Dazzle, Glossy, Rhinestone Dolls, and Blaze Horse, each sold separately from the Dazzle and Her Friends collection.
Dunque, guarda un po' la ballerina dei sogni, te la ricordi questa? Un po' sì, mi ricordo le pubblicità, mi ricordo appunto questa bambola vestita con il tutù e tutto quanto, con questo piedistallo che la faceva volteggiare. Mm. Che poi sinceramente non so se la bambola fosse snodata in qualche maniera particolare che le consentiva dei movimenti in più, allora, o se la potevi usare per chiunque. Ti posso dire di sì, perché mia sorella ce l'aveva quando era piccolina e mi ricordo che io avevo preso in mano questa bambola pensando come è fatta, così cos'ha. E in effetti era articolata, potevi metterla in diverse posizioni per farle fare tutte le tipiche mosse della danza classica, ecco. Però alla fine era una specie di Tania, neanche di Barbie, perché mi ricordo che la qualità della bambola non era spettacolare. Per questo mi domando se tu per caso avevi una Barbie ballerina o una bambola un po' più bella e la infilavi in quel piedistallo, forse riuscivi a forse, non lo so, non ti so dire questo sinceramente. Comunque niente, di base poi c'era la piattaforma che aveva l'action feature, si muoveva, ruotava appunto tramite questi bottoncini. E poi c'era anche la pattinatrice dei sogni, il concetto era sempre più o meno quello, ecco. Sì, diciamo che vabbè, al di là del giochino di sé, la bambola era abbastanza standard, abbastanza tradizionale. Sì, vabbè, un giocattolo che secondo me, cioè, usavi tipo per una settimana, poi ti rompevi le balle, fammi dire. Penso di sì, sì, anche perché il bello di queste bambole era proprio impersonare tante cose diverse. Se questa era solo una ballerina, aveva solo quella funzione lì. Esatto. Vabbè. Ballerina dei sogni, il tuo sogno più bello sulle ali della fantasia. Basta sfiorare i tasti del suo palcoscenico fantastico e la ballerina dei sogni danzerà per te. E da oggi brilla una nuova stella, pattinatrice dei sogni. Nel suo abito d'oro scintillante, la campionessa del ghiaccio compie magnifiche ed acrobatiche figure. Ballerina e pattinatrice dei sogni. Scegli il tuo sogno più bello con Jig. Beccati quest'altro. Mamma mia. Questo qua è un altro giocattolo super inquietante. Super horror. Ma veramente pazzesco. Allora, cioè, tu guardalo qui. È un bambolotto barra... Marionetta. Già parti male, okay. Perché le marionette hanno in comune con i clown una cosa che fanno paura. Esatto. Poi, voglio dire, non è che gli hanno fatto un volto rassicurante. Gli hanno fatto questi occhi a palla, le labbra sottili, il naso sottile. Cioè, ha una faccia tipo da psiconazista, dottor assassino, scienziato pazzo. E in più ha la caratteristica di essere un uomo dalle mille facce. Poi si chiama pure Ugo, vabbè. Cioè, ma guarda che roba. Per carità, il giocattolo di per sé è anche interessante, perché era pieno di nasi, bocche, baffi, persino i foruncoli, le sopracciglia, gli occhiali. Sì, però tutti i risultati sono inquietanti, nel senso, sì, non è che c'è spavento. Una faccia bella, no. E poi una faccia brutta. Analizziamoli uno per uno questi volti. Vabbè, la base è occhiali, naso e baffi finti. Allora, quindi, già, ecco, okay. Già il primo sembra tipo un maniaco sessuale. L'uomo con l'impermeabile. Il secondo sembra uno sferato coi baffi. No, sembra uno zombie. C'è anche l'occhio pesto, voglio dire, povero Cristo. Quest'altro qua sembra tipo, non lo so, uno dei marsigliesi con sta faccia qui, con la scucchia e la benda sull'occhio. La benda sull'occhio. Quest'altro direttamente sembra un mostro di un film dell'orrore. No, sembra di più, sai, i personaggi... Di Dune. No, di scienziati pazzi, scemi, tipo di Pollon, queste cose qua, no? Che sì, però madonna, cioè, cos'ha? Tipo la bocca cucita, che cavolo è? Una cosa del genere. Schifo. O i denti marci, non si capisce. Poi vabbè, andando sotto non possiamo che peggiorare, perché sono... Quello lì sembra il cinese malvagio travestito, tra l'altro, perché c'ha gli occhi truccati, non si capisce. Sì, no, vabbè, ma veramente, io non riesco a capire perché farlo così inquietante. Sì, nemmeno io, fa un po' impressione proprio. Tra l'altro, sto vestitino cosa voleva essere? Tipo un agente del male dell'antica Cina, che cos'è? Non lo so, in effetti, ti ho detto, è anche per questo che mi dà un po' del cinese, perché c'ha colletta alla coreana, questa camicia così, Boh, vabbè. Magari non era quello giapponese, l'uomo dei mille volti, quello lì, come cavolo si chiamava? Non lo so, però dai, è troppo inquietante come gioco questo qua. Direi di sì. Poi era anche piuttosto grosso, la faccia abbastanza realistica, faceva veramente paura. Vabbè. Bene, ottimo. Matti, proprio scatenati. Allora, dimmi se ti ricordi questi. Crack, il quadro animato dell'A di Capongo. Assolutamente no. Erano praticamente dei cartoncini che contenevano delle figure di diverso tipo, quindi c'era famiglia, villaggio, automobili, spazio, animali, eccetera, eccetera. Tu li tiravi fuori, ci potevi giocare. E poi li dovevi ricomporre. Sai cosa credo? Per reminiscenza tattile quasi, perché... Sì, sì. Ok, penso che ne avessimo avuti all'asilo diffusi.
Cioè, non avevamo possibile. Più la cornice, ma avevamo tipo l'animale sfuso, perché mi ricordo com'era fatta la superficie e quella specie di cosa spugnosa bianca che sì. stava dietro. Però non penso che ci fosse più la sua cornice dove incastrarli. Erano degli animali sfusi che si erano persi, che arrivavano da chissà dove e nessuno sapeva più perché erano così e... Sì. E basta, ce li avevi lì e non sapevi cosa fartene. Tante volte sai cosa si usavano a fare? Cosa? Li appoggiavi e ci facevi il contorno e poi li decoravi dentro come ti pareva a te. Ah, guarda, qui ce ne sono, si vedono un po' più da vicino. Sì, ho visto che ci sono tanti soggetti, cioè non soltanto gli animali, ma le città, lì cos'è lo spazio, le sì, persone, sì. la famiglia. A me piacevano tantissimo, ma ne ho un ricordo veramente sfocato, dovevo essere veramente molto piccolo, ma mi ricordo proprio la sensazione, poi forse c'erano in giro anche delle copie di altre marche, non lo so, ma mi ricordo benissimo la sensazione di avere questi animali, di cercare di capire come dovevo incastrarli, e per rimetterli nella loro cornicetta, poi ci giocavo, poi li rincastravo, bla bla bla, insomma un po' così all'infinito, mi piacevano un sacco. Come test di intelligenza probabilmente queste cose qua, cioè alla fine. Comunque la di Capongo aveva fatto davvero tantissimi bei giocattoli, cose particolari, bisogna vedere anche un po' altri prodotti, prima o poi dovremmo parlare del DAS, del Pongo, sì, di tutte sì. queste cose qua. Quelle erano divertenti perché Capperi. Ti stimolavano la creatività sì. ed erano molto, come posso dire, molto variegati, c'erano tante cose da fare e poi i risultati sì. erano buoni, sì, sì, che invece vero. Tutti quelli che si trovano adesso, tante volte ti fanno fare tipo... i test scientifici, gli esperimenti, compri i kit con dentro un sacco di roba, ma nella maggior parte dei casi sono un po' delle cagate. Sì, è vero. Fatti male o comunque che quando li compri ti manca sempre qualche cosa, no? È vero. Cioè che ti dicono, ah, questo qua è il kit per fare l'esperimento X, però tu devi avere a casa il frullatore, l'acqua, l'olio, la bomba termonucleare. Vabbè. E poi? Che no, altro? No, ti giuro, sono così. Che bello. No, dicevo, non riesci a fare una cosa intera, devi per forza aspettare e andare a procurarti tutti gli altri ingredienti. Quindi grande rottura di palle. Sì. E invece questi orsetti inquietanti, cioè orsetto e bambinetto, guarda che facce che hanno. Ma più che inquietanti, sembrano cioè, addormentati al punto da dire proprio non ce la faccio più, mi si chiudono gli occhi. Alla fine sono anche simpatici, dai, perché no? Trovi? Io invece sì. trovo che abbiano un'aria maligna. L'orsetto ha l'aria maligna, il bambino ancora di più. No, tipo adesso combiniamo un cazzo di casino. Sembrano solo un po' fattoni, no? Sembrano un po' che si sono affumati una canna di troppo e sono lì un po'. Quindi l'orsetto c'ha troppe canne. Il bambino, secondo me, tipo adesso prendo... non lo so, il dildo della mamma e te lo infilo dai. Dove non batte il sole, non lo so. No, dai, ti ho detto, dai, c'è solo la faccia un po' da fattori. Si scherza, però posso dire, cioè, prezzo pubblico 99.000 lire? Ma perché seriamente? Era una cosa con... forse anche questa è la funzione che sì, guarda, cassetta, ti raccontava le favole. Sì, però, madonna, 100.000 lire. Ma queste cose qui costavano così, Ma sto cazzo, madonna. Vabbè, comunque niente, questi due fattoni... che ti raccontavano le favolette come Teddy Ruxpin, che mi sa che costava anche di più a proposito Teddy Ruxpin. Ah sì, credo proprio di sì. Vabbè, comunque vediamo il prossimo. Dai Dozzy, svegliati. Certo, vuoi parlare? Sì, cosa mi racconti? Di notte è bello parlare con qualcuno, no? Sì, è fantastico. Tu sei il mio migliore amico, vuoi ascoltare una storia? Oh sì, Dozzy. C'era una volta Dozzy, il dolce Gino amico della e Dozzy Orso, da abbracciare, da ascoltare. E da allora vissero felici. Dozzy, bella la notte, con Gig. Allora, dimmi cosa ne pensi di questi. Tante gambe. Io questi me li ricordo. Facevano pubblicità dappertutto di queste cose qui. Ci spaccavano le palle, che era una roba... Da bambina li trovavo simpatici, visti oggi sono un po' inutili, tra virgolette, no? Nel senso che comunque hai questo vermone più o meno lungo, perché ce ne sono alcuni che sono chilometrici. Mm-mm. Mi ricordo che era la tipica cosa che si metteva in macchina, sì, dietro. Sì, sì, è vero. Sulla portapacchi dietro della macchina c'era sempre qualcuno con il vermone in giro, cioè sì. era una cosa abbastanza diffusa così. Sì, no, ma in effetti hanno fatto una pubblicità allucinante, cioè ma proprio martello, non se ne poteva più. C'erano anche le clip che andavano nei capelli. Sì, c'era un sacco di roba. Io forse ne avevo uno di quelli perché erano più piccolini. Ma avevano fatto persino quelle sorte di tipo concetto coltellino svizzero, i tanti usi, ti ricordi? No, per niente. Era tipo degli accessori, li metto qui in foto, ve li faccio vedere.
erano tipo dei delle cose che si aprivano e c'era tutto il set per cucire, tutto il set per disegnare, tutto il set per... Ma sei zero? Hai mai sentito il aspetta, ti faccio vedere una foto, aspetta. Eccoli qua, questa è la pagina che ti dicevo, apparsa su Topolino nell'88, tanti, tanti usi. Vabbè, hanno usato il brand, tra virgolette, sì, per un altro giocattolo, direi. Che non c'entra proprio che niente. In effetti che cazzo c'entra, ma vabbè, si vede che questi vermoni schifosi piacevano. Avevano tutto questo successo e li hanno utilizzati. Fammi per un po' vedere cosa c'era. Allora, vabbè, quello della pubblicità è quello artistico, penso. Sì, creative, il secondo, sì. Che non è che sia proprio questa cosa di chissà che qualità, mi viene da dire, no? Perché che cosa puoi concentrare in uno spazio così piccolo? Ma non lo so. Vabbè, erano più per il gusto del gadget, anche se mi chiedo sì. Cosa cavolo volessero essere quello sul casino e quello su Las Vegas, onestamente. Istigare i bambini istigare, a giocare a ballo. Sì, sì, ecco. Molto bene. Mi sembra di ricordare che avevano dentro tipo la piccola roulette, le fish, queste cose qua, quindi è ottimo. Proprio, vabbè. Così facevi subito il biscazziere da piccolo, sì, molto sì. Bene. Peccato che da questa immagine non si vedano bene gli altri, sono troppo piccoli, infatti. Ma vabbè. Comunque moda, hobby, bijou, beauty... Security, cosa c'era in security? Una pistola? Non voglio sapere, no vabbè, adesso scherzi a parte. Forse gli unici che avevano senso survival. Sono quello appunto da survival, ma che allora ti prendevi il coltellino svizzero, porta pazienza, facevi prima. E quello beauty, se era una cosa con tipo le limette, piuttosto che la pinzettina per le sopracciglia, le forbicine. Che comunque... anche quello sono sicuramente delle cose fatte meglio. Comunque, tornando ai peluche, sono andati avanti per anni e anni, ne hanno fatti un'infinità di modelli, ma veramente... Il clown, il bebè, il cowboy, questa qua, Miss Tante Gambe, cos'è, il mignottone? No, dai, sarà Miss Italia, dai! No, questa qui, con le calze a rete e i tacchi. Dai, Miss Tante Gambe, vabbè, sembra Madonna, che cos'è? Madonna in formato mille piedi, che poi, posso dire, mille piedi è un animale che fa veramente schifo. Come gli è venuto in mente a sta gente di fare il peluche di mille piedi, che uvove? Ti ricordo che all'epoca c'era anche il Luciotto, sempre in zona verde. Infatti verme. Faceva schifo pure quello. Però anche quello aveva avuto successo. Il cagnotto luminoso. No, allora, adesso, a parte gli scherzi, guardandoli bene sono molto carini, perché sono colorati, caratterizzati, con scarpe diverse, con calze, scaldamuscoli, insomma, alcuni sono più corti, altri molto molto lunghi, però vabbè, a me non sono mai piaciuti, più che altro perché a un certo punto hanno rotto le balle, sembrava che esistevano solo questi. È vero, erano un po' dappertutto. Sì, perché poi questi sono quei giocattoli che negli anni 90 sono diventati opprimenti, fammi dire, andando a togliere un po' di spazio anche a tutte le altre cose, un po' come le micro machine, che a un certo punto si vedevano solo micro machine, madonna. Cioè tutti gli altri giocattoli, boh. E negli anni 90 si sono concentrati probabilmente sulle cose che facevano guadagnare, questo qua lo era. Sì, sì, sì. No, è che poi vabbè c'è stata anche la morte creativa, nel senso che non è che c'era granché d'altro. La roba valida era poca. Però, boh, io questi giocattoli come altri li ho visti un po' come dei colpevoli, se vuoi, anche se sicuramente non lo erano. Ma vabbè, li ho sempre un po' detestati comunque questi. Mi hanno sempre un po' rotto le tante tante balle. Che bello. Ecco. Diciamo così. Vabbè. Tante gambe, eccolo qui. Questa volta tocca a me. Libertà. No, no, no. Ora è mio, non te lo do. Tu, tu, tu. Tante, tante. Il tante tante gambe lo riconosci da qui, solo da Jig. Bene, anche sto giro abbiamo finito. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.